No, si è verificato un errore. Sto guarda FIFA Kill. Posso dire che non sa che non si è DMZ? Allora, io invece sto vedendo che hanno aggiunto delle cose in più su DMZ, raga. Che c'è sto contratto È qua? che io non so nulla, Dario, giuro. Vabbè. Cioè, per me, boh, è arabo. E adesso devono andare a fare tipo un boss. Ant Squad. Ah, no, no. Adesso hanno preso un'altra squadra Comunque io non so se per 30.000 dollari farei sto torneo, sincero. Mi devo pagare di più. No, scherzo, però te lo giuro, non mi attizza per niente. Ma perché la mappa pure deve essere diversa, secondo me, bro. Cioè, hanno usato due cose uguali. Cioè, io faccio una modalità. Questa era la mappa, secondo me, per questa modalità. E l'altra dovevano fare per quell'altra. Guarda i bot, sono botto. Vabbè, tipo questi sono rincoglioniti. Secondo me stanno impazzire, Ma no, ma... Guarda, guarda, vengono mashottati, bro. E poi c'è il tempo che le passo. Guarda quanto vita... Una piastra, puoi avere. Basta. 125, perché adesso vorrebbero aumentare la vita di 50, però secondo me è poco, 75 lo prometto. Poi non capisco, cioè su Caldera dopo avevano aumentato i punti di vita, si giocava bene. Non so perché hanno voluto fare un passo indietro. Perché alla fine credo che un botto di cose di Warzone 1 negli ultimi season siano state delle prove per Warzone 1. Ho visto. Oh, jump out, jump out. Get him, get him, get him. Che culo. Il torneo devono fare più punti possibili. I punti li prendi facendo delle missioni. Ok? Una volta. E in base ai punti che fai, ti qualifichi e vai avanti. Fa pure più. Cioè, ma vedi che viene washottato. Cioè, viene washottato in un secondo, bro. Mamma mia. Non riescono a fare niente perché non c'hanno l'armatura, raga. È tosto, i bot sono veramente i fili di bot. Buttana, secondo voi c'ha potenziale? Secondo me no. Allora, sono sincero, non ho mai provato neanche. Però, quindi non è che ne so troppe. Però, boh, c'è già comunque Warzone 2 è più lento rispetto all'1 e molti soffrono questa cosa. Fa una modalità che è ancora più lenta. Cioè, stanno andando in una direzione che secondo me non è quella che può piacere alla gente. Io, raga, mi sembra che tante cose dei videogiochi si stanno a sforzare a trovare il sostituto del Battle Royale. Un sostituto che però attualmente, ragazzi, non c'è. Il Battle Royale, per quanto ha stancato, poggia le palle in testa a tutte le altre modalità, raga. Tu che pensi? Sì, sono d'accordo. Penso che ci sarà forse uno o due anni per vedere qualcosa di diverso, forse di più. Dal, diciamo, il meta del Battle Royale. Chissà poi cosa sarà dopo il Battle Royale. Capito? Secondo voi la modalità dopo il Battle Royale, quella che spopolerà, quale sarà, raga? Secondo me non ce l'immaginiamo neanche, posso dire. Ma come? Secondo me il futuro sarà i giochi... No, secondo me no. Per adesso War no, perché ci pesa il culo, raga. Saranno quei giochi dove possiamo dire sempre Battle Royale, però dove il loot e tutto quanto ha un valore nella vita vera. Ah sì, anche secondo me. Però secondo me il futuro è quello, però dovranno floppare un po' di giochi prima di far uscire quello che poi... E come fai però a farlo? Cioè, nel senso che tipo guadagni i soldi veri? E che magari trovi, che ad esempio, un open world, trovi una spada che puoi rivendere in real, che ha un valore, che c'è un mercato, che imposta la gente. Immagino una roba di questo tipo. Tipo Ready Player One, praticamente. Sì, esatto. Il Tarkov Style però non è potente come... Cioè, immaginate Fortnite non avrebbe avuto il successo, secondo me, del genere, boh. La cosa bella del Battle Royale è arrivare i primi e vincere, capito? Cioè, boom! Ma poi più di mezz'ora una partita non può durare, perché non tutti giocano ore come noi streamer. Cioè, esatto. Pensare a quelli che tornano da lavoro, hanno un'ora per giocare, non possono fare un gioco. Cioè, meglio sì, ma per un gioco meta, modalità meta, deve essere più rapida, tipo Rebirth, per intenderci. È scopolato soprattutto per il casual player, proprio perché ha un poco tempo. No, ma Tarkov non è brutto, raga, è bellissimo, eh. Però secondo me, per proprio farlo esplodere serve qualcos'altro. Serve qualcosa in più. E io sono curioso di vedere cosa metteranno, perché secondo me stanno vedendo che stanno a vedere che tira, esatto, bro. Metteranno magari qualcosa, magari dopo 10 win o magari... Oh, io lavorerei, bro, 10 win, sblocchi qualcosa di un... sarebbe troppo bello, bro. È maratona, magari è il menu più difficile, che devi fare prendere 5 6 elementi e sblocchi una skin ancora più figa. Banalmente io me la collerei. Minchia, che tu una volta che le posizioni, che devi fare due nuke, bro, tipo bom bom. La differenza da Warzone 1 è molto diverso giocare a guardare. Sì, un botto, bro. È forse più ipnotico da guardare. Però, ripeto, secondo me, proprio col fatto di nuke e wager, ti viene più da guardare che a giocare. Tanti me lo scrivono che guardano di più che giocano, perché gli piace più vedere noi che cerchiamo di fare la cosa impossibile che loro che cercano di fare una partita alla cazzo. A parere mio, nella quotidianità, ti parlo, quindi generare della mattinata, delle cose così, il content della nuke attualmente
sicuramente è il più bello che c'è mai stato su Warzone 1 nella quotidianità. Negli eventi singoli è ovvio, certo, che tornei e cose così sono più belli, perché so, giochi contro gente fortissima. Cioè, io lo dico, ragazzi, ci fosse stata la nuke su Warzone 1 ai tempi tipo della pandemia, non scherzo, erano 30-40 mila spettatori a botta, raga. Ma al 100% ve lo dico proprio a mani basse. Magari no, forse magari troppo alti, però 15-20 sì. Ma sì, bro, ma che stai scherzando? Ma... Anche perché è veramente figa, che... È figa. Gli altri battle royale, quindi magari... No, non c'è una cosa così. È nuovo come cosa. Però basterebbe veramente... Allora, lo Slit Cancel a me non manca, però basta veramente che ti puoi playtare mentre corri. Cioè, io mi chiedo, ma chi è che no, potrebbe essere... playtare mentre corri e il PC e il personaggio un po' più leggero, bro. Ma chi è che potrebbe essere contrario al playtarti mentre corri? Cioè, se prendi una decisione così, diciamo che cambia il gameplay, immagino che ponderi aspetti positivi e negativi. Ma chi è che potrebbe essere d'accordo alla lentezza del playtarsi? Scusa. Cioè, togli lo Slit Cancel, molti d'accordo, molti di disaccordo, ok. Ma la roba di playtarsi, chi è che è in disaccordo? Ma infatti quello non l'ho capito perché quello non l'hanno fatto così. E tra l'altro Repulse, vedevo un'intervista che dice che lui ha detto ai cosi e loro gli hanno proprio detto no, la nostra intenzione è fare una via di mezzo tra corsa e andare lenti. Quindi è voluto proprio, capito? Non lo so, per rallentare il gameplay e avere più gente in game, boh, che è coerente con il fatto che non puoi spammare WAP. Però boh, sono piccolezze che c'è. Ed è molto figo, però mi devi permettere di sparare non solo quando scendo dalle scale. Ma sì, ma pure la slidata che vai, allora, lo sai, Cancel, raga, perché parlavo pure con Amy Schilla, no? E lui diceva che a lui gli manca proprio, perché si è imparato 2 anni per imparare a usare il Cancel. Certo, me l'hanno levato. Io posiziona sopra il player medio. Esatto, però fa a me me lo del culo, mo che non posso. E io infatti ho detto, condivido con te, questo gioco attualmente non è skill based, cioè, ma è team skill based. Cioè, nel senso, è il team che qua fa la differenza più che il giocatore singolo, bro. E soprattutto il posizionamento, tutte robe che il rebirth player praticamente non conosce neanche. Esatto. Non ha masterato. Manca qualcosa per vedere veramente la differenza tra un singolo player forte, insomma. Ma sai cosa anche? Però già il fatto di piastrarti, bro, in movimento, quello già ti fa vedere un uno forte, eh. Tantissimo. Cioè, te lo fa vedere, già quello è uno skill gap, bro, eh. Ma anche interrompere la ricarica. Anche quello è uno skill gap. Ma e quelle due cazzate, bro, ti giuro, se mettono interrompere la ricarica e slide che vai subito a sparare senza che stai fermo e le placche in movimento, bro. Ma poi rosichi molto meno. Ma il gameplay cambia totalmente, cioè non totalmente, ma bro, lo rendi fluido al massimo, eh. Ma perché sai cosa? L'ha detto qualcuno, forse sì. Cyborg, stra interessante il fatto che senza queste meccaniche, allora Slit Cancel va bene che non c'è tutto quanto, ma senza meccaniche sei anche scoraggiato a migliorare, perché le meccaniche sono queste, basta, tu sei già che meno male puoi essere più preciso, muoverti un po' meglio, ma non c'è chissà cosa da masterare. Anche uno che ci guarda, magari su Warzone 1 ci guardava e diceva minchia, voglio muovermi come lui un giorno, voglio fare lo Slit Cancel come lui, bunny hop come lui, tutto quanto. Quando uno ci guarda dice, io sono già tra virgolette come lui, cioè io corro come lui, sparo come lui, la differenza magari lo fa il team e il brain. Manca qualcosa che tra l'altro dia quella... Allora, sicuramente è aumentare la vita, sì ragazzi, sì, quello sì. Quello sì, perché se ma io, allora, io ti dico, vi dico le cose fattibili che potrebbero fare fattibili, bro, a mio avviso. Sì, allora, Stand to Kill è fattibile, chiesto, anche perché l'hanno... Chiesto. Sì, no, ma già l'avano fatto su Caldera, quindi... Stand to Kill è fattibile. Bunny Hop potrebbero farlo tornare come la beta, perché c'è. Quindi tu sai che potrebbero rifare. Era bello, eh. Sì, lo so che era bello. E quello è uno skill gap. Quindi potrebbero rimetterlo. Ma lo slide cancel non lo metteranno mai. No. Troppa gente si trova bene senza lo slide cancel, secondo me. Cioè, quella è stata una scelta, secondo me, che ci sta. Però vedete, ti posso fare un esempio. Tanti in chat mi dicono, cazzo, Moon, sei migliorato un boato. E qualcosa, in base a cosa però lo dicono? Cioè, le faccio un esempio. Giusto alla strategia? Capito, questo ti dico, io vorrei saperlo, perché me lo scrivono in parecchi. E io dico, perché però, se nota sta cosa qua, in base a che? Secondo me è veramente questione di timing stavolta. Mira forse. Cioè, io vedete, bro, se ricarichi non può più interrompere. Ma io bro non sto giocando. Ma io poi non sto usando il cecchino, bro, cioè. E beh, questo ti ha obbligato a migliorare anche solo. Sì, vabbè, sparo meglio pure con la R. Sì. Per forza di cose. Ma anche solo entrare nelle case. Prima magari provi la cecchinata, entravi in casa un po' meno. Adesso sì, entri come un pazzo, si è migliorato anche in close. Poi io sono stracontento per WMK player, che quest'anno veramente, cioè, sente molto meno. Si sente molto meno. Infatti io questa è una cosa che ho detto, magari, perché comunque l'utenza è principalmente da pad, no? Io ho detto, regà, ma ho sentito tastiera, io mi hai mai sentito di baddaro qua sono la mina assistita OP? Mai, bro. Perché non la sentite meno. E secondo me era dovuta più da un fatto. Non lo so perché, bro. Comunque è sbroccata anche qua, eh.
cioè. Non lo so perché Bibro, boh. Non è possibile. Non lo so, forse perché sono migliorato un close. Ma non lo so, Bibro. Quello sicuramente, però c'è qualcos'altro. Perché penso che sia una cosa per tutti gli MK player che si trova meglio. Vedete, qua l'unico skill gap forte, raga, che posso dire è il drop shot, bro. Minchia, quello sì. Il drop shot, raga, il drop shot. Per noi pad player ti togli proprio le mani. Il drop shot è fortissimo. Non ti aspetti neanche. Cioè, qua secondo me va alzato di 50-75 HP e vanno nel fa delle armi con tanti colpi. Il problema di questo gioco è quello, bro. Perché un'arma con 45 colpi buffate, dici? Vanno nerfate. Ah. Perché il problema è tanti colpi e entrano tanti show. Invece, vai a mettere tutti i colpi con arma da 45. Che devi per sbraga uno. Con 50 HP in più. Poi c'è tanta gente che preferisce pure questo rispetto all'altro. Cioè, nel senso, c'è gente che preferisce questo qua, eh. Sì. Vabbè, qua allora a livello artistico non ci siamo di un cazzo. Dentro edifici si vede da paura. La mappa è figa. Non può durare più di un anno, secondo me, però è molto figa. È studiata pure perché gli edifici si possono. Cioè, quasi nessun edificio è impushabile. Una volta che capisci bene le roccaforti e le cose, giri molto veloce. Il lodi lo prendi subito, le armi subito. Comunque se spara pure, ragazzi, se fai da un botto. Perché si fai da. Però ti ho detto, sono quelle piccolezze. Sono le piccolezze che fanno la differenza. E ecco, secondo me devono lavorare su quello, sui dettagli. I dettagli che fanno la differenza. Se riescono a lavorare bene su quei dettagli, il gioco diventa clamoroso, secondo me. E io ti ho detto, inizio season 3 diventa uno dei migliori battle royale mai fatti. Come ha detto Dottor Disrispetto, ha detto, se si muovono bene tre mesi, sto gioco diventa il più bel battle royale mai fatto. Ma invece volevo chiederti, se secondo te fosse uscita Caldera per prima invece di Verdansk, e dopo un anno e mezzo fosse uscita Verdansk, la gente avrebbe detto mi manca Caldera come la gente dice adesso mi manca Verdansk? No, quindi che è legato al momento, avrebbe detto cazzo mi manca Caldera, però porco zio quanto è bella Verdansk. Probabilmente sì, però non lo so, non lo sapremo mai ovviamente. Dici che no bro, sarebbe no. Stato no bro, per forza di cose, come ho detto io, non avrebbe detto che mappa di merda, bro, perché non facevi paragoni. Avrebbe detto ti giuro, avrebbe detto tipo se sta mappa qua Verdansk è proprio figa. Certo, un po' mi manca Caldera pure. È il momento di mettere le ranked, bro. Ma c'è, ma quello sicuramente. Le ranked è già uno skill gap, bro, perché io me lo sono guadagnato il top tier, cioè top 200 mondo, perché sono più sulle bravo win, però. Sulle win stavolta, non sulle kill. No, cioè no, pure le kill contano, bro, perché le kill ti danno punti ranked, assist, kill. E quindi tu sì, beh, quello è vero. E tu dici perché? Perché io ho il team, e pure io personalmente, perché comunque se vince dei team e se perde tante volte, visto magari claccio io, clacci tu, claccia certo, Vara, claccia Annie, quindi chi per uno per l'altro a un certo punto clacci. È giusto che comunque sia, ci sta sta cosa qua. Il problema è che il fortissimo non dovrebbe, bravissimo, bravo, è qua, esatto, vedi Alion, questa è una cosa seria. È che quello fortissimo non dovrebbe trovare quello scarsissimo, sono d'accordo, e per questo servono i ranked, bro. Esatto, le ranked sono content as fuck, voglia di migliorarsi con un team o anche da soli è difficile secondo me, però di base servono anche a staccare il novizio o chi ha poco tempo di giocare da chi gioca di più, per far divertire sia uno che l'altro. Capito? Almeno tu la metti proprio veramente quello scarso, non lo trovi, perché se io faccio le lobby Predator su Apex, me becchi i Predator, bro. È giusto così che me becco quelli forti, cioè me becco chi è forte. Poi magari non è per forza così, perché ci sarà il Predator più scarso in un altro, però è vicino la cerchia, capito? È così, secondo me deve essere così. Poi pensa veramente a fare una partita con tutti i team del livello nostro, e se vinci veramente, cioè è come un torneo, cioè là, bro, è come un torneo. Ma sì che è un torneo, bro, magari sono la trovo dopo 10 minuti. Ma sì che è un torneo, bro, sono scrim. Si è un po' pure scordato a sta che cosa delle ranked. Quanto ci vuole, io mi chiedo, io non me ne intendo, ma quanto, bro, ci vuole? Ma ce l'ho su Temperia le ranked, bro, un sistema facilissimo. Noi che siamo un'azienda doppia, porco zio, veramente scappati di casa col team dei polacchi tutti storti, porco zio. Cioè non ce l'hanno loro, dai raga, cioè, con un sistema di skill best matchmaking pure ci abbiamo, eh. Ah, ma esatto, cioè, ma poi anche loro, cioè, non è arabo per loro. Ma perché non mettono le ranked, no, bro? Sarebbe io non riesco a capirlo. Non e poi pure masticazzi pure dei server, bro. Ma pure su Apex becchi le partite che laggano, bro. Pure su Fortnite le vedo le clip, me escono su TikTok, quindi sti cazzi. Tanto la beccherai per forza la partita storta. I cheater ce ne stanno molti meno, cioè bah, allora demettelo. Ecco, io sarei curioso di vedere un biffol. Vabbè, nei tornei ovviamente si vede, però nelle ranked, dove in America non ci sono solo bot, ecco, io quello dico io. Vediamo, bravo. Noi in Europa che ci abbiamo giocatori più forti, è un conto. Stiamo già giocando le ranked. Vorrei vedere loro vorrei vedere loro a livelli alti in ranked, che beccano i draghetti come loro. Anch'io sicuramente vincono perché sono fortissimi, però faranno più difficoltà.